La cosa importantissima è rialzare subito la testa, quindi diciamo che possiamo concederci stasera per essere un po' arrabbiati e delusi, che ci fa anche bene, e da domani bisogna essere di nuovo positivi, perché comunque questa è una partita persa, sappiamo che ce ne saranno durante l'anno e dovremo sapere, insomma, ripartire subito. Già, solo una partita di campionato persa, niente di più. Dice bene Jack Sintini, amareggiato dalla sconfitta contro Macerata per 3-1, ma conscio, come tutta la squadra, che la Diatec per due set abbondanti ha giocato alla pari con la Lube. Ecco da dove ripartirà il collettivo in preparazione del match di campionato di giovedì contro Cuneo. Da cancellare per i bianchi di casa il primo parziale in cui il servizio e ricezione sono stati i peggiori di tutta la stagione. Relativamente facile quindi per Macerata chiudere la prima pratica 16-25. Trento scende in campo e lo fa sul serio dal secondo. Il cambio di mentalità e di gioco sono palesi e mettono da subito in difficoltà Macerata. Le percentuali del gioco dei padroni di casa cominciano a salire in tutti i fondamentali. La Diatec resta sempre sopra con il fiato sul collo, però di cover e compagnia che si devono arrendere 25-21. La vittoria passa dal terzo, che diventa di fondamentale importanza. Le due squadre lo sanno e se ne danno di santa ragione, dando vita ad uno strepitoso parziale fatto di equilibrio e di grande volley. I bianchi di casa provano più volte a scappare, 5-3, 10-8, con Sokolov sugli scudi, chiuderà con 15 punti tra muri ed un ace. Macerata, più efficace in difesa e meno fallosa al servizio, riesce a rimanere aggrappata al parziale. Trento butta via il set point sul 24-23 e viene punita ai vantaggi, 26-28. Il contraccolpo psicologico è molto forte e per metà del quarto set la Diatec non c'è. Poi si sveglia e torna a giocare, ma è tardi, 19-25. Una sconfitta in una partita di campionato, comunque, niente di più, succede. Per due set, Trento e Macerata si sono equivalse. Ecco da dove ripartire.